Buonasera. Signori, nemmeno per me è facile essere su questo palco, perché sinceramente non sono nemmeno di primo prezzo, sicuramente molti lo sanno e molti non lo sanno. Io vorrei parlare di proposte. Mi ricordavo Fiume Freddo, un sms, ve lo leggo. Ti aspettiamo in piazza centrale per l'apertura della campagna elettorale. Il pubblico comizio avrà inizio alle 19, non mancare, di bella. Cioè, tecnologici, eh? Ce l'avevano con Facebook, o Facebook, però sono tecnologici, eh? Comunque, volevo parlare di proposte e continuo a farlo. Fiume Freddo, come dicevo prima, era nota per la riserva. Chissà se ancora qualcuno ne sente parlare. La riserva naturale, il papiro, il corso d'acqua, il fiume, l'acqua, un bene comune, all'abbandono. All'abbandono chi la gestisce? La provincia. Chi dovrebbe vigilare il suo interesse? Il comune, l'amministrazione. Cosa ha fatto in questi anni? Chiedetelo voi, vedete, con i vostri occhi. Provate ad andarci domenica, provate ad andarci un giorno festivo. Chiuso, chiuso, sbarrato. Lo so, forse la cosa vi lascia ormai così senza dover un attimino nemmeno pensarci, rifletterci, ma invece è una cosa grave, perché una riserva naturale serve anche a portare turismo, a portare persone, a portare comitive, famiglie che si spostano ai loro paesi, vengono qua a vedere qualcosa di diverso. E invece no, no. Poi magari un bel giorno d'estate riescono a fare l'estate a mare, il 15 agosto, ma lì è facile, 200.000 euro, una serata, quattro amici, è facile, è facile. E invece vi racconto un'altra cosa, in questi mesi è nato a Fiume Freddo un gruppo, Mente Locale. Questo gruppo ha iniziato a muoversi con noi, gli abbiamo dato ospitalità, senza nessun interesse politico e nessun tornaconto. Oggi questo gruppo cerca una sede, nessuno gliela dà, il comune è insensibile e oggi loro sono costretti ad andare a riposo a fare le loro iniziative e le loro attività culturali. Questo cosa significa? Che forse manca qualcosa? Che forse manca la sensibilità per i giovani? Ma sicuramente. In compenso prima si parlava dell'assessore della salsiccia, come qualcuno l'ha definito. Ma certo, sicuramente i vecchietti ce l'avranno a cuore questa tipologia di politica dove tutti ricordano l'assessore perché, è un trovo in un caso Cizzo, voglio dire, questa cosa resta impressa. Certo, magari durante il giorno delle votazioni rimarrà ancora più impresso. Ora a questo punto è da capire chi avrà la meglio con i vecchietti, la lista di Bella o la lista Rosi, visto che ha fatto il salto della quaglia. Dicevano che hanno trovato i cassetti vuoti, li hanno riempiti loro, sì, di debiti. E perché di debiti? Qua davanti a noi, a poche decine di metri, accanto alla farmacia, c'è un palazzo. Questo palazzo è stato comprato dal comune, se aspettate vi dico anche per l'importo per cui è stato comprato. €265.000. Non so, forse qualche agente immobiliare conoscesse meglio di me i prezzi di Fiume Freddo. Non so se è stato valutato bene o è stato valutato male. Non è compito mio deciderlo e stabilirlo. Questo palazzo viene comprato perché il comune di Fiume Freddo aveva deciso di creare un parcheggio multipiano, multipiano, che quasi quasi nemmeno Catania ce li ha i multipiani, se non un paio, ma giustamente è Catania. Poi un'altra realtà di multipiano è Aggiar, dove per 40 anni è rimasta un'opera incompiuta e sono riusciti sì e no l'anno scorso a completarlo, soltanto col project financing. E vi posso dire che Aggiare sta funzionando malissimo, malissimo. E quindi credete che a Fiume Freddo potesse funzionare? Certo che no, infatti il finanziamento a quanto pare non è stato ancora dato.
però nonostante il finanziamento non fosse stato dato, sono stati così bravi a fare debiti, così pare, per accaparrarsi il palazzo. Intanto lo mettiamo in giro, a poi si vede. Per quanto riguarda il piano regolatore, penso che sia una cosa ben saputa da tutti. Il piano regolatore non è opera di questa amministrazione, è di quella precedente, e mi rifaccio alla Mariella Fiume. Il piano regolatore a cui hanno lavorato persone qui presenti in questa piazza. E questo piano regolatore, se lo sono ritrovati nel cassetto, quindi sti cassetti non erano assolutamente vuoti, qualcosina c'era, qualche foglio di carta sempre c'era. L'hanno trovato, l'hanno stravolto, avevano le incompatibilità già citate, già note a tutti, e poi è successo quel che è successo. E cos'altro dire? L'acqua. Ne avevo parlato prima. Sull'acqua sicuramente già qualcun altro ne ha parlato, anzi hanno fatto riferimento anche al nucleare. Oddio, credo che nelle intenzioni di nessuna amministrazione a Fiume Freddo ci sia quella di appoggiare il nucleare, anche perché un referendum è passato e voglio dire, mi sembra difficile che si possa mettere in allarme i cittadini o sensibilizzarli parlando del nucleare. Però dell'acqua sicuramente è una cosa importante per Fiume Freddo, tanto è vero che Fiume Freddo è nota per l'acqua. Cosa si potrebbe fare per risolvere tutti i problemi e rifare l'impianto idrico di Fiume Freddo? Sicuramente un progetto trentennale, quarantennale, cosa che è stata fatta a Napoli, cosa che è stata fatta in altre città, cosa che è stata fatta a sua volta 50 anni, 90 anni, 90 anni fa, dopo la caduta del fascismo o durante il fascismo stesso, la ricostruzione. Erano grandi opere che duravano 20-30 anni e piano piano si rifaceva il sistema idrico. Al momento a Fiume Freddo credo che la pressione dell'acqua sia veramente bassa, perché sanno benissimo che alzando la pressione le tubature cedono, essendo tubature vecchie. Poi sicuramente Fiume Freddo è un altro grosso problema, manca la fognatura nella buona parte della città, se non a Liberto credo, no? E altre parti della città. Questa sarebbe un'altra grande opera che potrebbe essere fatta, e invece non viene fatta. In compenso cosa ci fanno? Il salotto della città. Il salotto della città, che fino a qualche sera fa, durante la cera vulcanica, non hanno avuto nemmeno la sensibilità di pulircelo. Tanto, qui c'era Refondazione, Fiume Freddo Nest, ma questo un chissi, perché c'era pulizia ragazzi. In compenso poi quando c'era l'Osi, amici, gli amici, allora vi hanno ripulito subito la piazza. Innanzitutto, per chi non lo sa, la competenza della pulizia delle strade dopo la cena vulcanica è stata stabilita dalla finanziaria regionale 2010, dove dice che l'incarico spetta di dovere alla provincia, l'ente provincia. L'ente provincia non esiste soltanto quando viene a Fiume Freddo e ti chiede i voti per i candidati. L'ente provincia esiste perché viene finanziato con i nostri soldi, i soldi dei contribuenti, e quindi se ha oneri deve avere anche dei doveri. Però questo non avviene assolutamente. E infine volevo concludere con una semplicissima affermazione. In questi giorni abbiamo ribadito più volte il concetto di legalità, perché ribadendo quello che onestà ci è stato detto di tutto e di più, perché dice tutti siamo onesti, non è vero che avete soltanto questo appellativo. Vabbè, questo non c'è bisogno che noi lo mettiamo in dubbio, perché è chiaro che tutti a fine prova contraria sono persone oneste. Magari noi lo intendevamo in un senso più stretto, non legato ai canoni politici. Ma lasciamo perdere. Comunque si parla di legalità, tutti parlano di legalità a Fiume Freddo, no? Abbiamo delle persone simbolo. Però non so perché proprio non si riesce a sfatare nemmeno le piccole cose, cioè l'affissione selvaggia dei manifesti elettorali. Abbiamo uno spazio così bello, assegnatoci dal comune, dall'ufficio elettorale, eccetera, eccetera, e non si capisce perché. Abbiamo la faccia di Gino Curò, la faccia del candidato sindaco di Bella, e un'altra persona che non so nemmeno come si chiama, sinceramente non lo vedo qua perché c'ho il freddo sprato in faccia, e poi ripetutamente troviamo il manifesto della Pastura. Quando ci siamo informati ci hanno detto no, lei ha affidato l'affissione selvaggia a un tipo, lui magari ha qualche difficoltà, non parliamoci, lui niente, insomma ci hanno fatto capire a cui si è e a cui si resta. Qualche sera fa viene l'attecchino comunale e ci dice no, ora da venerdì sistemiamo tutte cose. E infatti oggi siamo a sabato.
Però la tacchina è stata anche chiara, come è corretto. E a me mi ci misero che inge. Qualcuno mi ci mise. Signore, questa è la situazione. Se volete continuare su questa strada, fatelo pure. Dove rimanete lo sapete benissimo. Non c'è bisogno di spiegare più dove siamo. Oggi i vostri figli lavoro non ne hanno e non ne avranno continuando così, perché sono costretti a piegarsi tutti i giorni per portare un pezzo di pane a casa. Che sensibilità avete voi? Se voi qua in queste piazze sembrate persone più grandi di me, in buona... e quelli che ci seguiranno su YouTube saranno anche persone coscienziose e capiscono che stiamo facendo dei passi indietro negli anni, tanti passi indietro. Mentre prima i nostri genitori, voi più grandetti, riuscivate a crearvi una famiglia, un futuro, oggi alla nostra età, all'età di Rita, all'età di Ivan, all'età di Salvo, di Nuccio, di Concetto e di tanti altri, è impossibile crearsi un futuro. E questo perché? Perché siamo disattenti sulle necessità del territorio, perché la politica si parte dal territorio, dai quartieri, dalla famiglia, da tutto. Quando impareremo questo, forse qualcosa cambierà. Vi ringrazio.